Buonasera ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi siamo al video in cui vi mostrerò quello che è lo stand che Makeup Forever, la truccheria di Bologna, ha portato al Cosmo Prof Bologna appunto 2016. Lo stand della truccheria a Makeup Forever appunto è sempre uno dei più interessanti, uno dei più gioiosi e dunque non si può mancare di andare, anche perché diciamoci la verità, lo sconto che viene effettuato su tutta la prodottistica del 40%, per cui veramente vale la pena approfittarne. Già i cartelloni all'esterno dello stand ci informano su quelle che sono le novità del momento. Quindi, innanzitutto questo Excessive Lash Mascara, dopodiché questa serie di prodotti dedicati allo sculpting del viso, delle sopracciglia e delle labbra. Inoltre un fondotinta che promette una complexion 4K, come vedete indicato in basso a destra, per tutte le tonalità di carnagione. E poi ovviamente i meravigliosi pennelli, la cui qualità voglio dire è innegabile. Io ne possiedo, se non erro, 3 o 4 della Makeup Forever e la morbidezza e il design sono veramente unici. E lo stand ha aperto, anzi il negozio potremmo dire, ha aperto alle 9:30. Questi sono gli ultimi minuti prima delle 9:30. Come vedete, ferve l'attività. Andiamo alle novità. Innanzitutto questa serie di prodotti dedicati allo sculpting del viso, delle sopracciglia e delle labbra. Cominciamo dal primo prodotto, questo qui che stiamo vedendo in questo momento, questa Pro Palette. Questa Pro Palette Sculpting da 10 grammi ha un costo, se non erro, intero di circa 45 euro. È una paletta che contiene tutto quello che sostanzialmente ci serve per scolpire e trasformare il nostro viso, giacché con pochi gesti potremo creare punti luce, definire, illuminare e dare con il colore aranciato che è sulla destra anche un tocco di colore appunto all'incarnato. La consistenza è cremosa e dunque questo tipo di prodotto è facile sia da applicare, è adatto a ogni tipo di pelle, ma è anche semplice da sfumare. È anche long lasting, per cui veramente il risultato è garantito. Dopodiché andiamo al Pro Sculpting Lip, è un prodotto da circa 2 grammi, il cui costo per intero è di circa 27 euro. La foto, scusate, non è di grande qualità. Questa è una matita pensata per colorare e definire le labbra con due semplici passaggi. Esiste in quattro tonalità abbastanza classiche ed è appunto combinata ad una polvere cremosa, illuminante e che consente di ottenere un'ottima definizione delle labbra. La matita, appunto la parte colorata, contiene dei polimeri per un colore molto intenso e long lasting. La polvere invece cremosa e iridescente contiene delle polveri e degli oli vegetali che garantiscono una texture sempre morbida e confortevole. Dopodiché abbiamo la Pro Sculpting dedicata alle sopracciglia, 0,6 grammi il contenuto, circa 27 euro. È un prodotto 3 in 1 che contiene ovviamente una matita assolutamente scorrevole, un applicatore in spugna per enfatizzare il punto luce che ovviamente giace sotto l'arco sopraccigliare e dopodiché ancora appunto la polvere che serve per il punto luce, che per tutte le referenze, quindi tutti i tipi di matite, è sempre una nuance molto chiara ed opaca. Dopodiché andiamo a questo mascara dal nuovo scovolino, anche abbastanza piccolo, con setole nere e rosse, setole nere e corte per essere più esatti, che garantisce allo stesso tempo volume ma anche lunghezza e scorrevolezza, quindi un mascara che veramente ne promette delle belle. Dopodiché abbiamo queste Pro Bronze Fusion da 11 grammi al costo di circa 39 euro. Ovviamente donano al nostro incarnato un effetto baciata dal sole. Hanno una formula rivoluzionaria perché sono ricche di agenti gelificanti, per cui la texture è setosa e al tatto è molto simile, potremmo dire quasi ad una crema. È una formula waterproof e a prova di sudore e ecco perché comunque anche in condizioni estreme, diciamo, il make-up realizzato con questi bronzer risulta inalterato. Viene in 6 colori e si può acquistare anche il piccolo kabuki, se non erro, a 34 euro.
Dopodiché la palette Artist Shadow ha riscosso moltissimo successo e è un'edizione limitata di 9 colori complementari, fra l'altro, che richiamano le tendenze di questa stagione. Sono in particolare 8 tonalità di ombretto che creano dei riverberi iridescenti, metallici e diamantati. Il costo, se non erro, è di circa 43 euro e la disposizione dei colori è abbastanza sapiente perché offre sicuramente a chiunque di noi il giusto suggerimento per essere utilizzata. Allo stesso tempo, vi dicevo, nella New Rebellious Flowers, oltre la palette, ci sono 3 prodotti Lambra al costo circa di 23,50 euro. Quindi abbiamo l'Artist Lip Balm, l'Artist Lip Blush e l'Artist Acrylic. Quindi 3 prodotti limited edition che assolutamente non vanno persi. Dopodiché abbiamo le fanciulle, le make-up artist che sempre popolano lo stand make-up artist. In questo momento questa bella fanciulla ci sta ricordando la Full Immersion che dal 3 ottobre al 6 novembre 2016 si sarà presente presso la Truccheria Bologna. All'accoglienza c'erano anche quest'anno le drag queen. Dopodiché altre fanciulle dello staff meravigliose mostravano dei make-up veramente originalissimi. Mi è piaciuto moltissimo questo che allo stesso tempo è discreto, elegante, ma in un certo senso molto incisivo. Lo stand, come vedete, è stato preso d'assalto, come sempre il corner dove le modelle venivano truccate. Qui al mattino già stavano preparando la pettinatura prima dell'apertura e in pochi minuti ecco qui la modella preparata. Guardate che make-up elegante, ma sicuramente molto molto intenso. Ed ovviamente poi all'interno dello stand abbiamo i prodotti più svariati, i meravigliosi pennelli, avete appena visto poco fa il fondotinta e poi i tanti prodotti della linea anche acqua. In questo caso vediamo i Color Cream Pro, questi appunto sono gli acqua cream per gli occhi e poi le tante polveri pro sculpting, le palette che anche prima vi ho fatto vedere. Assoluta novità, altri pennelli ancora, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma non è finita qui. Andiamo ora ovviamente a quella che è stata la mia haul, perché con uno sconto al 40% non potevo certo non approfittarne. Vediamo dunque ragazze come che cosa ho acquistato. Innanzitutto vi ricordo che la Truccheria è sostanzialmente rivenditore Makeup Forever della città di Bologna. Si tratta ovviamente di un negozio molto bello che fra l'altro ha un bellissimo sito web che vi consiglio di controllare che è www.latruccheria.it, ecco, ve lo sto mostrando in questo momento. Ed ovviamente poi tutti i socials del caso, quindi pagina Facebook, canale YouTube ed account Instagram. Vi consiglio di collegarvi perché scoprirete sempre iniziative interessanti, scontistiche, eventi. Dunque, vediamo che cosa ho acquistato io. Ho acquistato solo 3 prodotti, ma spero comunque che si possa dire pochi ma buoni. È importante dire che ovviamente la Truccheria al Cosmoprof consente anche di pagare con il bancomat, non solo in contanti, e questo è molto molto utile perché ovviamente in fiera si può essere a corto di contanti. Tanti, nonostante comunque ci sia un bancomat all'interno e comunque insomma magari non si è portato con sé una buona cifra, quindi avere la possibilità di usare il bancomat o la carta è molto utile. Il primo acquisto che ho fatto non poteva non essere un pennello. Quale pennello ho acquistato? Ho acquistato questo, ve lo sto per mostrare, il numero 218. Il pennello 218 è un pennello per occhi. Con il solito meraviglioso design tipico della Make Up Forever, con questo manico in legno realizzato artigianalmente nelle isole Mauritius, che come vedete è tagliato sul fondo. Il ferrolo è molto bello, è un pochino oscurato e dunque contribuisce a dare una linea, secondo me, come vedete, molto elegante al pennello. Andiamo ora alla punta. La punta è questa. Le setole, come vedete, sono molto arrotondate sulla cima, tagliate in modo molto arrotondato e sono piuttosto corte. Sembrerebbe un pennello a penna, in verità non potrei definirlo un pennello a penna perché non ha la rigidità tipica di un pennello a penna, piuttosto è un pennello da sfumatura per occhi, ma molto piccolo, è un pennello da sfumatura di precisione che serve per lavorare in zone anguste, quindi esattamente nel passaggio fra palpebra fissa e palpebra mobile o comunque più in generale su occhi piccolini, dove ovviamente un pennello da sfumatura normale potrebbe risultare troppo grande.
Secondo acquisto che ho fatto è questa matita per occhi. Questa matita per occhi è la cosiddetta Quice. L'ho presa nel colore nero, la numero 10, ora ve lo mostrerò anche. Si utilizza o con un eyeliner per l'ombreggiatura del contorno occhi, oppure, come farò io, all'interno degli occhi stessi, quindi nella rima. La formula, diciamo, garantisce una tenuta waterproof e nessun segno antipatico sulle palpebre. Ha una mina piuttosto morbida il marchio Makeup Forever ne garantisce il comfort attraverso la cera di jojoba e l'estratto di olio di seme di cotone, due elementi che contribuiscono, diciamo, a rendere la texture molto confortevole sugli occhi. Tutti i colori sono perlati di questa linea, tranne il nero che è un nero opaco, ora ve lo mostrerò. Si può utilizzare direttamente sulla pelle e subito sfumare con un pennello e si può rimuovere ad esempio con il Sense Ice della Make Up Forever o comunque con qualunque struccante bifasico. Il prezzo al pubblico è di 18,79 euro. Io ovviamente l'ho presa con lo sconto al 40%. La mina è questa qui. Vi faccio vedere il tratto. Ovviamente qui sto iniziando a disegnare, è nuova quindi ho dovuto un attimino insistere. Come vedete non è un nero intensissimo, ma sinceramente vi dico, io ne sto provando tante, ne ho viste come la Master Drama di un nero più intenso, ma ovviamente se dopo poche ore migrano e se ne scompaiono, beh, tanto meglio avere forse un nero meno intenso, ma che almeno rimanga. Quindi la proverò e vi farò sapere come mi trovo. Considerate che la linea acqua viene utilizzata dalla nazionale di nuoto sincronizzato che ovviamente ha bisogno di colori waterproof. Sempre della linea acqua ho preso l'acqua cream. L'acqua cream è appunto un ombretto in crema waterproof, come vedete sulla confezione. Questo ombretto dovrebbe avere, secondo l'azienda, una texture che lo rende molto semplice da stendere e sfumare ed è ricco di pigmenti madreperlati. Io ho preso il numero 13, che come vedete dalla confezione è questo oro rosa bronzo molto delicato. Io mi scuserete se non lo apro subito, perché non lo apro subito? Lo vorrei utilizzare probabilmente nel mio trucco sposa. Dunque, poiché mi sposerò in luglio, siamo ancora in marzo, non vorrei aprirlo subito per non correre il rischio di farlo seccare, anche se comunque, come vedete, sul retro della confezione è indicato che la data di scadenza dall'apertura è di 6 mesi. Comunque io per non rischiare non lo apro, spero mi scuserete. Ecco, vedete qui indicati i 6 mesi. La confezione è da 6 grammi e, come vi dicevo, il colore è il numero 13. La formula, per quello che dice l'azienda, non dovrebbe disidratare, come vi dicevo, ed è ideale proprio per i trucchi sposa o nella stagione estiva, in tutte, insomma, le occasioni in cui c'è necessità di un trucco resistente sia all'umidità che alle alte temperature. Vi indico ora il link al mio giveaway, vi invito a partecipare, mancano solo 40 iscritti e in questo modo potrò chiudere il giveaway e magari assegnare il premio. Ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi i vostri like, i vostri commenti e continuate a seguirmi per non perdere nessuno degli approfondimenti relativi al Cosmoprof. A presto, ciao, grazie.